Mi unisco ai ringraziamenti innanzitutto e devo ringraziare la Presidente della Commissione Scuola Teresa Zotta, la mia ex delegata al 10° Municipio Giuliana Di Pillo che hanno pervicacemente lottato insieme ai dirigenti, ai funzionari del municipio e insieme al commissario perché questa struttura potesse riaprire in tempo per il 1° settembre. Questa è una struttura che nasce praticamente come primo nido di Ostia, è stata utilizzata per tanti anni, poi è stata chiusa e quindi, come dire, già questa era forse purtroppo una sconfitta. Poi ci sono stati, come ci hanno raccontato, ci sono stati dei periodi di abbandono, è stata ristrutturata ed è stata abbandonata di nuovo. E noi sappiamo che l'abbandono delle strutture, peraltro ristrutturate, è una doppia perdita, perché sono soldi che si perdono e quindi dovevamo fare di tutto per riprenderla velocemente e riconsegnarla ai cittadini che aspettavano questa struttura da tempo. Inoltre, questa struttura accoglie 20 bambini in più rispetto al nido che abbiamo di là e che deve essere comunque ristrutturato. E poi è una struttura pubblica, in un territorio in cui i nidi pubblici ce ne sono ancora troppo pochi. Quindi io veramente devo fare le congratulazioni a tutti quelli che hanno lavorato bene e in modo molto molto veloce, perché perdere altro tempo sarebbe stata un'ulteriore sconfitta per tutti. Quindi veramente grazie, io credo che abbiate fatto un grandissimo lavoro e questo è quello che serve. All'educatrici che hanno lavorato tantissimo, peraltro in questa settimana, per allestirlo e che si troveranno una struttura nuova da far vivere. Faccio i migliori in bocca al lupo, come faccio auguri a tutte le famiglie, a tutte le mamme, ai bambini che mi sembra abbiano già preso possesso del giardino e come dire, ce lo hanno approvato. Faccio i migliori in bocca al lupo e auguri per un anno pieno di giochi e di serenità. Grazie veramente a tutti.